settenario sinonimo della stessa parola il canto odigerico beata. Questo a maggior ragione a sottolineare la devozione verso la Vergine Addolorata. La prima strofa, odigerico beata, è, diciamo che spiega proprio l'annunciazione, infatti t'annunziò. La seconda strofa parla proprio del privilegio di Maria di essere la madre di Dio, la terza e la quarta invece proprio ai piedi della croce. E nella chiesa di Santa Maria della Croce, qui nel cuore del centro storico della città, il rito e il settenario termina poi con il Teco Vorrei. Con il Teco Vorrei, che però è stato introdotto da Don Armando, perché il vero settenario cantato si concludeva con la quarta parte, con la quarta, diciamo, strofa. Poi Don Armando introdusse il canto del Teco Vorrei all'inizio, l'ultima sera, verso gli anni 70, e poi dopo invece in tutte le serie alla fine del canto. In ultimo, siamo nella chiesa di Santa Maria della Croce, nel cuore del centro storico della città, chiesa simbolo e anche un po' scrigna di tutta la cultura campobassana. Oltre ai riti del Venerdì Santo, tre statue del Di Zinno, ricordiamo il padre creatore dei misteri del Corpus Domini, e poi una chiesa fondata dai crociati trinitari che hanno segnato la storia della città. Sì, si conservano tre statue del Di Zinno: l'Immacolata Concezione, San Giovanni e poi l'Incoronata di Foggia, perché noi, giustamente, il Molise è sempre stato legato anche alla Puglia. E poi c'era anche nel disegno proprio del Di Zinno un mistero di Santa Maria della Croce con il calice, però andato distrutto nel terremoto del 1806. Il campobassano come vive i riti della Santa Pasqua, a cominciare proprio dal settenario? Lo vive proprio a Santa Maria, lo si vive proprio intensamente, dalla Quaresima, già dall'inizio della Quaresima con le Via Crucis, e poi c'è il culmine con il settenario, con il canto dello Zucco d'Azzù. Beh, ogni chiesa poi ha una sua particolarità e ha una sua predisposizione a qualcosa di più forte. In questa chiesa la Pasqua, Santa Lucia e San Biagio. Anche perché poi il settenario precede il Giovedì Santo con la processione dei 12 apostoli fino a culminare con la processione del Venerdì Santo. Riti antichi e che fanno parte della città. Sì, rito antichissimo, anche i 13 apostoli vengono qui il Giovedì Santo sempre verso le 8:30 la sera, dopo la lavanda dei piedi che si fa in cattedrale, passano di qua, sostano davanti al Santissimo, che poi lo sappiamo è una riposizione ma non un sepolcro, è l'unica cosa che poi questa chiesa è l'unica che può esporre le statue dell'Addolorata e anche di Gesù morto. Arnaldo Catucci, uno dei nomi storici, dei membri storici del settenario a Campobasso, settenario o anche inno alla Madonna Addolorata. Il signor Arnaldo suona proprio il violino. Da quanti anni? Da molti anni. Ero giovanotto quando ho iniziato, avevo 14-15 anni. Presi lezioni da un maestro di Campobasso che è deceduto. Che allora all'epoca non c'era il conservatorio, insomma. Comunque io ho continuato sempre a suonare, insomma. Un rito così importante come il settenario che apre i festeggiamenti in onore della Pasqua, che valore ha per un campobassano? È un valore altissimo, perché c'è per esempio il Teco Vorrei, che è stato scritto da un campobassano, un certo De Nigris, che viene cantato dal coro anche in occasione del Venerdì Santo. E anche noi la sera suoniamo questo inno all'Addolorata, insomma, Teco Vorrei. Mentre odigerico beata, proprio l'inno protagonista del settenario, che componimento è? È un componimento
movimento bellissimo, insomma, perché è per l'orchestra, è stato scritto proprio per l'orchestra, ed è un inno bellissimo, ripeto, perché è struggente, viene cantato anche nel Venerdì Santo dal coro, è un coro composto da molte persone, molte dei quali cantano anche qui nella chiesa di Santa Maria. Da tanti anni lei prende parte a questo rito, il ricordo più bello che ha, qual è? Sono tanti i ricordi, da molti anni, perché sono quasi 30 anni che io suono il violino per devozione alla Madonna. E ricordo gli amici di un tempo, i fratelli Aurisano che suonavano il violino e tanti altri, insomma. Quindi è un ricordo bellissimo legato al passato. Ci termina qui il nostro viaggio in Molise, che ci ha portato nella chiesa di Santa Maria della Croce a Campobasso per assistere al rito del settenario. Vi ricordo che ci potete seguire sul canale 11 e 12 del Digitale Terrestre, sul canale 96 per l'Abruzzo, sul canale 880 per gli amici che ci seguono da Roma Capitale, sul canale 96 per l'Abruzzo e sul nostro sito www.tremolise.com. Da Campobasso vi saluto e vi do appuntamento a un prossimo viaggio in Molise con noi. Grazie di averci seguito.